Benvenuti a tutti, sono Emanuele di Green Art of Colors. Benvenuti a tutti, sono Emanuele di Green Art of Colors. Oggi inizieremo il nostro video di Painter Life, vita da pittore, con le nostre fantastiche fiamme del Warp. Ok, allora. Non vi ho fatto vedere questa prima parte molto veloce perché è molto molto semplice, nel senso abbiamo incominciato con il nostro viola e il nostro magenta, ok? Li abbiamo diluiti rapporto 1 colore 1 acqua, dunque per esempio una goccia di colore, una goccia di acqua, e abbiamo fatto le nostre prime suddivisioni, nel senso parte alta viola perché vogliamo le fiamme, le lingue di fuoco che si propagano verso l'alto sul viola e invece la parte bassa sul magenta, ok, fucsia, tendente poi al bianco nella parte più vicina al suolo, diciamo, ok? Adesso, fatte le nostre suddivisioni, procediamo in questo modo. Prendiamo il nostro bianco, diluiamo il nostro bianco anche qui con circa il rapporto di 1-1. Mettiamo un po' da una parte e facciamo un fucsia rosato chiaro con il nostro magenta. Fatto ciò, cominciamo a fare uno sketch delle nostre luci più chiare, dunque della nostra parte dove la sorgente diventa bianca. Abbiamo preparato le nostre, diciamo, parti più luminose. Andiamo e cominciamo a fare le nostre sfumature. Faremo una sorta di blending in questo caso. Ok, andiamo a appoggiare il nostro bianco. Prendiamo il nostro fucsia e magenta. Cercando di mantenere una transizione di colore, possibilmente, e a creare eventualmente ombre o luci cercando di fare una cosa più realistica possibile, comunque è fuoco warp, però è sempre fuoco, diciamo. In alcuni casi mettiamo anche un po' di acqua, in questo caso un po' di medium, andiamo anche ad aiutarci a fondere il colore, rendendo umida, ma umida e non bagnata la punta del pennello per poter andare a miscelare i toni più comodamente. Consiglio, non fate asciugare il colore totalmente con questa lavorazione. Cercate di tenerlo sempre comunque morbido e andarcelo volare col colore morbido.
lavoro piuttosto, diciamo, di precisione e lungo, nel senso, dunque prendetevi il vostro tempo per farlo comodamente, senza fretta, perché la fretta, io comunque l'ho imparato anche a mie spese nel tempo, non porta a niente di buono sulle cose che vogliamo fare in un certo modo, dunque bene in teoria. Bene, ok, adesso procediamo con il viola. Per adesso il magenta e il bianco possono andare bene, poi li riprendiamo alla fine. Ora procediamo con il nostro viola e andiamo a crearci anche qua le nostre sfumature, ok? Prendiamo il nostro magenta, lo sfumiamo un po', prendiamo anche un pochettino di bianco per schiarire più facilmente, sennò poi ci risulta nero, un viola poi alla fine, perché è un viola molto scuro questo qua. Cercate di controllare bene il vostro colore, così non andate a rovinare quello che avete fatto prima.
Ok, allora adesso invece procediamo alle rifiniture. Allora, dunque, andiamo ad aggiungere acqua alla nostra tavolozza di colori. Dunque, facciamo un magenta. Stendere un velo di colore. Deve essere, non dico invisibile, ma deve cambiare la tonalità. Ok, dare un tono diverso a dove andiamo a stendere. In questo caso più magenta, ma non deve coprire del tutto. Queste lavorazioni sono utili per quanto riguarda indirizzare, diciamo, la tonalità finale e il lavoro finale che andiamo a fare verso la nostra idea che avevamo di fiamme o qualsiasi altra sia modello, la parte che andiamo a dipingere, ok? Noi dobbiamo portare la nostra immaginazione alla realtà, nel senso quello che abbiamo immaginato o stiamo immaginando di come possa venire il nostro pezzo finito alla realtà, ok? Dare vita alla nostra immaginazione. So che non è facile, so che comunque magari ci vuole anche della pratica per pensare e creare quello che uno ha in testa, perché fino a che uno pensa è facile. Dalla pratica, da dirlo a farlo è diverso, ok? Fonte luminosa, ok, che è quella bassa, diciamo brillante, la nostra parte brillante, dunque che risalta guardandola, guardando il fuoco risalterà questa parte. Un po' di viola, lo diluiamo molto 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 molto, deve essere proprio un velo, ancora più velo di quello di prima, dopo deve essere molto diluito il colore, e andiamo
ripassare un attimo queste lumeggiature alte. Ora, come ultima cosa, voglio sfumare leggermente di più il bianco in alcune zone. Dunque, adesso che abbiamo definito il tutto, vado a sfumare il bianco. Ok ragazzi, questo qua è il risultato finale dopo le nostre gesta da pittori, diciamo, dopo le nostre gesta da pittori. Spero che il risultato finale sia di vostro gradimento. Bene, per oggi abbiamo finito. Spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante e vi abbia dato qualcosa su cui pensare o far pratica. E per qualsiasi commento, domanda o consiglio, scrivete pure sotto nei commenti. Ricordatevi che trovate nella descrizione il link di Patreon dove potete trovare PDF esclusivi, foto in alta definizione e quant'altro di altre lavorazioni. E niente, spero che la prossima volta sarete ancora con me a vedere il nuovo video che dovrebbe essere sul metallo non metallo. Ciao ragazzi!